Ok, ciao ragazzi, oggi facciamo una comparazione tra iPhone X e Xiaomi Mi Mix 2S, quindi il quarto di questa fortunata serie, una comparazione, uno speed test. Indubbiamente credo che Xiaomi sarà decisamente più veloce, visto che è anche uscito da poco, tipo un paio di settimane, tre, un mese forse. Diciamo più o meno così, e quindi sicuramente è più prestante. Partiamo col presupposto che iPhone X in questo momento ha come software iOS 12 beta 2, quindi stiamo facendo un test con iOS 12 beta 2, e Xiaomi invece ha come sistema operativo, allora, MIUI 98.5.17 beta, quindi stiamo parlando di due beta. Partiamo, dai, vediamo subito il testo. Come al solito, arrivati a questo punto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like al video e di scrivere nei commenti che cosa ne pensate di questo test, o comunque cosa ne pensate dei due telefoni. Sicuramente sarà come per in passato, le critiche pioveranno più perché uno da una parte e quell'altro dall'altra, più che per veramente per i telefoni. Passiamo al video, dai. Partiamo con Mi Mix 2, stiamo parlando di un dispositivo con un otto-core da 2 GB, da 2,3 GHz, 128 GB di memoria, Android 8 e un display da 5,9 borderless, quindi tutto bordo senza notch. Fortunatamente, fotocamera da 12 megapixel, doppia fotocamera per gli effetti, quelli appunto a cui serve questo, registrazione video 4K. iPhone X invece già lo conosciamo da un po', parliamo di un Core 6 da 2,1 GHz, quindi leggermente meno prestante. Questo è un 64 giga con iOS 12, in questo caso beta 2, che lo sto provando, e un display da 5,8, sempre fotocamera da 12 megapixel, video in 4K e doppia fotocamera per effetti migliori. Il prossimo video sarà la fotocamera dei due dispositivi a confronto. Dette queste cose, partiamo con l'apertura delle applicazioni più utilizzate e vediamo qual è il più veloce, anche se non ho dubbio, sono quasi sicuro che sarà sicuramente Xiaomi Mi Mix 2, viste le caratteristiche dei due telefoni. Stiamo parlando di un telefono che ha quasi un anno e di un telefono che è uscito meno di un mese fa, quindi a maggio, per capirci. Se lo vedete più avanti, sapete che stiamo parlando di maggio. Allora, partiamo con apertura telefono. Fotocamera. Beh, devo dire che fino a qua ci siamo, eh. Facciamo fotocamera, setting, impostazioni. Vabbè, qui mi sta era sul codice, un secondo, la rifacciamo questa. Allora, impostazioni. Dire che comunque la prestazione di iPhone X non me l'aspettavo. Entrambi sono connessi col mio Wi-Fi, quindi la prestazione sulla rete dovrebbe essere più o meno la stessa. Allora, Instagram, Xiaomi 1, iPhone 0, Facebook. Ora che si è aperto tutto, siamo più o meno lì. Facciamo poi WhatsApp.
vabbè, quello chiaramente non era aperto, non posso usarlo. Google Maps vs Mappe Apple. Questo è aperto, questo sta ancora cercando. In questo caso devo dire che ha vinto iPhone. Allora, proviamo il browser, browser di Google Chrome e Safari. E questo è già aperto, vabbè. Facciamo così. Vediamo. Ok, apertura sito iMania. Allora, leggermente più veloce, però se devo essere totalmente sincero, mi aspettavo di più. Sono sincero, eh? Mi aspettavo veramente di più da Xiaomi Mix 2. Comunque sia, è così. Poi, facciamo la fotocamera, l'abbiamo già aperta. Netflix. Decisamente più veloce. E a questo punto proverei Spotify, se lo trovo. Spotify. Siamo lì, dai. Allora, la prestazione allora, qualcosina meglio questo. Devo dire che qualcosina meglio iPhone, non me l'aspettavo. Comunque, il miglioramento delle prestazioni è sicuramente dato da iOS 12. Vi garantisco che con iOS 11 e aggiornamenti vari, le prestazioni non erano delle migliori. Lo garantisco, l'iPhone è mio, quindi lo so. Niente, quindi o vi installate il beta e qua trovate il video come installarlo, o se no aspettate l'aggiornamento del nuovo aggiornamento e vedrete che il vostro iPhone migliorerà di prestazioni. Parlando invece di Mi Mix 2S, io non avevo dubbi, le prestazioni per me erano migliori su Mi Mix 2S e di fatto su alcune cose è stata così. Non mi aspettavo queste prestazioni da iPhone X. Comunque sia, meglio così, visto che è il mio. Detto questo, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di lasciare un like al video e quando vi iscrivete di attivare le notifiche sul video e sul canale, quindi rimanete sempre aggiornati. E di scrivere nei commenti cosa ne pensate dei due telefoni. Ok? Ciao ragazzi, al prossimo video.